Abbiamo perso e il tifoso medio adesso sicuramente penserà: ecco, abbiamo perso la Champions per questa partita, hanno giocato di merda. Ho già sentito qualcosa, ho visto qualche messaggio di gente che spara cazzate, ma in realtà è che la Champions, se l'abbiamo persa, è chiaro che il 90% sì, non l'abbiamo persa oggi. L'abbiamo persa, ripeto, lo ripeterò fino all'esaurimento, l'abbiamo persa da fine ottobre a fine febbraio, in quei 3 mesi assurdi, assurdi, dove qualcuno che poi l'ha ammesso, non ha capito come far giocare la squadra. Perché nonostante tutto, oggi abbiamo perso, ok, ma abbiamo fatto la nostra partita, possesso palla, ritmo, arrembaggio. È chiaro che poi siamo stati imprecisi, ma è normale nella misura in cui tu arrivi alla penultima di campionato sotto di 2 punti e devi per forza vincere. È ovvio che non hai serenità, è ovvio che devi per forza fare la giocata, rischiare. Fai bene i primi minuti, poi succede che però, cazzo, prendi gol su una punizione. Ragazzi, lì Brozovic è stato poco furbo, non è fallo netto, però è stato poco furbo. È ovvio che poi l'attaccante si lascia cadere ed è una punizione dal limite. Politano esegue una punizione da tipico giocatore sereno, perché il Sassuolo non aveva niente da perdere. E allora non è che ti lascia la partita, però se il Sassuolo viene a San Siro contro l'Inter non ha niente da perdere, viene in festa, e quando sei in festa sei sereno, ma in festa non nel senso che non te ne frega niente la partita, anzi nel senso che festeggi, perché per loro è un sogno giocare contro l'Inter, è una grande partita per loro, è una vetrina, e quindi giocano al meglio che possono, ma con la testa sgombra di pensieri, perché sono salvi, non hanno problemi, e quindi riesci a fare delle cose, esempio la punizione di Politano, che sono quelle giocate banali, super efficaci, che ti portano magari un gol che in una situazione normale non avresti mai provato, perché se ti va male quella giocata lì prendi gli insulti, perché chiaramente se tu fai un tiro piano raso terra e va addosso a uno della barriera dice che sei un coglione, ma se non hai niente da perdere lo puoi fare, e cazzo gli è andata bene, ha fatto gol. E quando ti fa gol il Sassuolo e tu sei l'Inter, devi vincere, altrimenti sei fuori dalla Champions. Vai tutti in avanti, attacchi in 10, è normale, normale. E quindi rischi di prendere anche un contropiede. Ne basta uno, non occorre prendere 16. Uno fatto bene. Berardi sfodera un tiro, lì siamo anche sfortunati. E fanno gol 2-0. Ragazzi, questo è il calcio. Questo è il calcio. Allora, quando io mi incazzavo con una bestia, la gente non lo capiva, perché era più facile dire che Spalletti era un miracolato, che con questi cani morti stesse facendo un miracolo, ma non è così. Quando dicevo queste cose qua, tanti non capivano. Non capivano che io potessi andare contro Spalletti in certe situazioni perché abbiamo perso via dei punti. Perché quei punti, quelli persi prima, mesi fa, adesso ci farebbero essere terzi, quarti, tranquilli in Champions. Invece siamo qui alle ultime giornate a giocarci tutto, dove se facciamo un cazzo di errore, siamo fuori. Siamo fuori dalla Champions. E può accadere, perché il calcio è così, che tu fai una partita, cerchi di dominare, fai mille azioni, attacchi, tiri, il portiere le para tutte, i difensori si immolano sulla linea, deviano, fanno, brigano, e non riesci a portarla a casa. Succede. Poi possiamo, chiaramente, buttiamolo anche a ridere, Scansuolo che si scansa con gli altri e con noi no, vabbè, ok, ma queste sono tutte quante delle burle in realtà. La realtà del calcio è quella che vi ho appena spiegato, il calcio funziona così. Ed è per quello che tu non puoi fare, cazzo, se sei l'Inter, con questa rosa, che comunque è una buona rosa, 3 mesi di pareggi, di sconfitte. Non è ammissibile, non è ammissibile. E l'ha ammesso Spalletti, che non ha trovato la quadra della squadra, eccetera. E adesso qualcuno dirà, ma perché adesso c'è Cancelo, Rafinha, che sono migliorati? No, non è solamente quello. Quello è un margine ancora, ma in realtà il grosso cambiamento è avvenuto da quando abbiamo quadrato il centrocampo. Cioè, quello è il punto. Perché? Ma non tanto perché abbiamo trovato il Rafinha, ma perché abbiamo capito che Gagliardini e Vecino non potevano stare insieme in mediana, che Borca Valero non poteva stare sulla tre quarti. Infatti, da quando Borca Valero è stato riabbassato, se vedete, ha ripreso un po' le sue prestazioni decorose, buone. Questo è il calcio. Chi vuole vederlo e chi ha voglia di
di capire lo può fare, altrimenti è più facile dire che abbiamo una squadra di merda, che Spalletti è un miracolato, perché tanto non si capisce il campo, quello che dice il campo non si vuole capire, e quindi è meglio dare colpa alla società, a Suning, alla rosa e ai giocatori che fanno schifo e tutto. I giocatori oggi li ho visti sputare sangue tutti quanti, erano morti per terra, hanno dato tutto quello che potevano dare. È chiaro che poi, cioè, ci sono gli avversari, non è che, ragazzi, ci sono gli avversari, e se gli avversari fanno la partita della vita perché sono sgombri mentalmente, perché sono contro l'Inter e danno l'anima e via, può succedere di non vincere, cioè, se no saremmo lì a lottare per lo scudetto, no? Se le vincessimo tutte. Quindi questo è tutto. Posso così fare una mezza critica a Icardi, che oggi non mi è piaciuto, è stato insufficiente. Già nel primo tempo, in 2 o 3 occasioni non è stato reattivo, a parte il gol che però poi gli hanno annullato, ma l'ho visto poco reattivo e oggi ha ciccato, mi dispiace. Tutti gli altri devo dire che hanno fatto la loro partita, chi più chi meno. Rafinha, grande cuore, grande classe come al solito, mi è piaciuto un sacco quando verso la fine c'era D'Ambrosio, Icardi, poi è arrivato anche Caramo a protestare con l'arbitro per perdita di tempo, cose varie, forse anche con Lemos lì, quel giocatore. E Rafinha è andato là di corsa, li ha presi per la maglia e gli ha detto: venite indietro, che cazzo fate? Stiamo perdendo tempo, bisogna. Qui c'è la partita da giocare. Quello è un capitano, porca puttana. Rafinha capitano, Rafinha capitano. Veramente grande cuore, a parte la classe, la tecnica, tutto quanto. Peccato veramente che non abbia la corsa sul lungo, con quella velocità fulminante sul lungo, perché sennò sarebbe un pazzesco, un giocatore fenomenale. Vabbè, comunque è un grandissimo giocatore e soprattutto la mente è fantastica. Io appena arrivato, subito gli ho scritto sotto un post su Instagram, anzi seguitemi anche su Instagram, ho il solito nome come qua. E Rafinha mette un post, forse dove sta suonando, insomma, e io gli faccio un complimento. Mi piace un sacco che tu sia all'Inter, perché secondo me, come persona, mentalmente, sei veramente uno sveglio, uno intelligente, uno colto. E quando sei intelligenza e cultura abbinata poi alla tecnica, tu sei veramente un potenziale fuori classe, un top player. Poi uno che suona, quindi è un musicista, e musicista vuol dire, cioè, ti dà quel tocco in più, sei sensibile, sei più attento, sei più intelligente, ascolti, sei più osservi, impari. Sono una serie di cose che ti vanno un po' anche a condizionare mentalmente in senso positivo. Deve ancora giocare la Lazio ed è per quello che sono pseudo sereno. Ci spero ancora, in cuor mio, anche se è difficilissimo, però sono incazzato come una bestia perché poi penso al dopo. Penso a cosa potremmo perdere non andando in Champions League, penso a quali riscatti potrebbero complicarsi, penso a qualche giocatore che magari potrebbe voler andare via, perché è chiaro che abbiamo. Cioè, ragazzi, bisogna prenderne atto. La rosa dell'Inter è una buona rosa, e in mezzo a questa rosa ci sono anche dei mezzi top player o dei top player, e questi top player potrebbero anche voler andare via. Perché è normale, ti arriva la Real Madrid, ti offre 7-8 milioni al posto di 1,5 che prende adesso Skriniar, sparo a caso, no? Sì, amo l'Inter, bella l'Inter, però cazzo, di fronte a 8 milioni netti e giocare nella squadra più forte del mondo, Icardi, idem, come Cancelo, eccetera, eccetera. Quindi mi dà veramente fastidio rischiare di buttare via questa stagione in cui bisognava arrivare in Champions, ne avevamo tutte le possibilità, perché io ripeto che la Lazio, e io l'ho vista la Lazio, perché tanti parlano della Lazio così, ma non hanno mai visto, io ho visto 10 partite o più della Lazio in questa stagione qua, proprio perché era la nostra diretta concorrente, la Roma non me la sono proprio cagata, ho guardato un sacco di partite con della Lazio per vedere come giocava, se erano veramente forti, se avevano qualche possibilità. Hanno ottenuto un sacco di punti a volte dove non meritavano, bisogna dire, e la Lazio veramente gli è girata, tante cose gli sono girate bene a livello di punti, e non ha niente di superiore all'Inter, oltre al fatto che però aveva le coppe, quindi un dispendio in più di energie, noi zero, neanche quelle. Quindi mi dispiace, ma mettetevelo in testa, i giocatori hanno dato l'anima questa stagione, si sono impegnati tutti, gruppo solidissimo. Qualità, perché c'è qualità in questa rosa, almeno negli 11 titolari, 11, 12, 13 massimo titolari, sono tutti giocatori forti. Ed è un peccato aver perso tutti quei punti, c'è poco da fare.
punti persi a cazzo di cane, dove si poteva tranquillamente far meglio, perché poi quello che abbiamo visto dopo, no, di giocatori sistemati meglio, dobbiamo mettere il gioco di gennaio, di febbraio, con il gioco che abbiamo adesso, lasciamo stare il risultato di oggi, ma non c'è paragone. I movimenti, le verticalizzazioni che ci sono adesso, non le abbiamo mai viste. Da novembre a febbraio non esiste, non esiste, è proprio un'altra cosa. Purtroppo, però, rimontare non è sempre facile, anzi, è una cosa che ti toglie un sacco di vita, di energie. Anzi, sei ancora più stanco in campo con i muscoli quando devi rimontare, perché è una condizione psicofisica. Ragazzi, sono triste, molto triste. Sto proprio male a pensare che rischiamo di non andare in Champions. Speriamo nel miracolo domani, ma secondo me la Lazio, vedendo che abbiamo perso, se perde, comunque gli basta un pareggio all'ultima giornata. Se vince, ci esclude subito, ancora prima di arrivare all'ultima. E quindi giocano più tranquilli, sicuramente. Almeno l'approccio della partita è molto più tranquillo, perché sanno che possono anche fare una partita di merda. E vincere 1-0 a caso, così per un rimpallo alla fine, e sanno che è oro per loro. Quindi inizieranno tranquilli, lasceranno sfogare magari il Crotone che ha bisogno di salvarsi, e poi magari andranno a vincere la partita. Cioè, così per dire. E quindi giocano con un vantaggio, comunque. Non so cosa, cioè, non so cosa dire, ne avrei mille cose da dire. Se volete parliamo anche della partita, ma ha poco senso perché oggi tattica. È saltato tutto, non ha senso neanche parlare della partita. Ragazzi, sono triste, sono molto triste e sconfortato. Aspettiamo la partita della Lazio, casomai farò poi un altro video dopo la partita della Lazio, in base a come va. Seguitemi su Instagram, visto che ce l'ho, ho creato il profilo lì, quindi scrivetemi, contattatemi anche lì, seguitemi nei post. Like al video, condividetelo. Beh, anzi. Condividetelo, sì, perché comunque, anche se non abbiamo parlato strettamente della partita dal punto di vista tattico-tecnico, come al solito, ho detto delle cose importanti. Ho detto la verità di questa stagione, la verità del perché siamo qua e la verità su quello che è il giudizio, un parziale giudizio, perché deve ancora finire, sulla stagione. Perché tanti adesso possono dare contro a tante altre cose, ma la realtà è quella che vi ho descritto io, c'è poco da fare. Quindi condividete, fate arrivare il video a più persone possibili, in modo tale che almeno a livello di posizione politica, tra virgolette, in merito alla squadra e alla nostra stagione, ci sia un po' di raziocinio e non pancia. Ci vuole lucidità per analizzare e capire come ripartire. Quello che ho detto anche su Spalletti non vuol dire che io la prossima stagione assolutamente non voglia Spalletti o Spalletti è una merda, perché non ho detto questo, cioè non dovete interpretare di più di quello che dico. Io dico delle cose ben precise. Secondo me, una gran fetta della colpa di una non potenziale Champions in questa stagione qua andrebbe a Spalletti, ma questo non vuol dire che domani lo sostituirei, cioè bisogna prima trovare un sostituto degno, perché comunque non è un allenatore scarsissimo, no? Quindi bisogna trovare un sostituto degno. Perdi comunque continuità tecnica, quindi bisogna vedere pro e contro, bisogna capire tante cose, ecco, prima di giungere a una conclusione del genere. Però è chiaro che la stagione in corso, per una fetta almeno, non tutta, no? Non è anche mai detto che è tutta colpa di Spalletti, però una bella fetta ce l'ha sulle spallette Spalletti. Ecco, questo è tutto. Chiudo il video, condividete, seguitemi sui social vari, commenti, dite cosa pensate, sfogatevi, non so, fate quello che volete sotto il video. Sorrido, ma sono incazzato come una bestia, vi amo tutti lo stesso.